Ho quasi finito Elden Ring, per restare in tema videogiochi, promesso, visto che nei commenti avete scritto: ah, Enrico parla di Elden Ring, qui là, che ne parlerò. Farò anche, sto già preparando un paio di top, non so, non penso ci saranno sorprese particolari alla fine del gioco di boss che mi fanno incazzare particolarmente o nemici più fastidiosi delle libellule che ho già incontrato, quindi ecco. Comunque dicevo, benvenuti oggi su Watchmojo Italia, sempre in tema di videogiochi, di cose orribili che ti possono capitare, come tutte quelle che avvengono su di te, contro di te, nei giochi From Software. Oggi vediamo 5 più 1 special destini peggiori della morte visti nei videogiochi. Protagonisti o antagonisti la cui fine, diciamo, non è delle più piacevoli, ecco. Sarebbe stato meglio, forse, cattare una volta per tutte. Ma prima di cominciare, gente, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina di avvisi per rimanere sempre aggiornati su tutte quante le prossime top 10. Se volete fate un salto anche sul mio profilo Instagram che trovate qua sotto. Alla numero 5 abbiamo... Incominciamo con finire come servi del regime turbo social capitalista nella serie degli Animal Crossing. Sì, il regime di Tom Nook, il procione satanico che a inizio gioco ti convince ogni volta degli intrinseci piaceri del vivere in un'isola basata sul libero mercato, con un unico dio che è la mano invisibile di Adam Smith, promettendoti di costruirti una casa come ne costruisce per tutti, tu, povero, accetti, e in confronto firmare la cessione della propria anima ad Asmodeus porta a meno problemi. Nook ti dà una casa, ma poi ti dice: ecco il conto, e so soldi. Più soldi di quanti tu ne potrai mai avere o sognare di avere, ogni volta saranno di più. E quando glieli darai, lui ti dirà che non bastano, ma che comunque li usa per costruirci servizi e mercati, dei quali però ti servirai soltanto tu e gli altri sciagurati con i propri soldi, che alla fine finiscono sempre nelle stesse tasche. È tutto un fottuto magna, gestito dalla stessa singola eminenza grigia che si fregia del titolo di signore magnanimo, ma in realtà gestisce una schiavitù legale basata sul bisogno di sopravvivenza. Tom Nook! Alla numero 4, non avere una bocca e dover urlare in "non ho una bocca e devo urlare". È un bel problema quando non disponi dell'unico orifizio che ti permette di urlare e vuoi fare una sola cosa: urlare, perché sei uno dei 5 esseri umani rimasti al mondo torturati da un'intelligenza artificiale che doveva aiutare le superpotenze della Terra a massacrarsi a vicenda, non a fare la pace, di solito è il contrario, ma comunque ha massacrato però il genere umano perché gli stava sulle palle, che ci può stare, ma ora se la prende con 5 cavie finali che si è tenute per dessert. Sì, è anche una pazza in culo questa IA. In qualche modo i nostri 5 possono non riuscire alla fine del gioco a disattivare AM, l'intelligenza, o comunque a convincerla a fare altre cose, ma lo stesso uno di loro finirà sempre alla stessa maniera, cioè quella che desideri per il tuo futuro, no? Ossia, sotto forma di un blob putrescente, cieco, senza bocca, il cui unico desiderio per sempre potrà essere solo quello di esternare il proprio dolore per questo inconveniente dell'essere sticosi, ma non può perché non ha una bocca. Direte, si può uccidere? No, non può perché non ha delle braccia. Può buttarsi sotto da un... No, perché non ha delle gambe. Beh, direte, alla fine allora muore di vecchiaia? No, è immortale. Mortale. Numero 3. Diventare un ammasso gorgogliante di schifo in Inside. Restando in tema di ammassi gorgoglianti di schifo e abominevoli, ributtanti blob di qualunque cosa sia, non è che Inside sia sto giocone felice che ti fa sperare in un lieto fine, ma comunque tutto poteva succedere, era meglio della sorte del ragazzino inseguito dalle guardie di questa struttura, che forse era meglio farsi prendere, piuttosto che diventare un ammasso vomitevole di putridume, anche lui, di cui in effetti non si conosce l'aspettativa di vita, quindi può essere che a sto giro gli dice culo e dopo 40.000 anni muore di vecchiaia, magari riesce a crepare. Però nel mentre tutto quello che fa è rotolare a morte, inglobando esseri umani per cercare un po' di compagnia. Peccato che penso che gli umani inglobati si fondano tra atroci sofferenze con te in un perpetuo ciclo di morte e rinascita. Ma comunque, alla numero 2, una vita senza mai vedere la pensione nella serie di Doom. E che pensione, cioè io penso che si meriti almeno 7 ville ai Caraibi, l'uomo che ha salvato la terra dai diavoli infernali più o meno 5-6 volte, e da quasi 30 anni che viene chiamato anche nei giorni feriali eterna reperibilità poraccio per macellare le schiere sataniche ogni volta che quelle si rimettono in testa di devasta la terra, Marte e la galassia tutto. Sì, in un Doom viene detto che è il Doom Slayer stesso a scegliere questo percorso di eterna dannazione contro i dannati, ma negli altri capitoli sembra solo essere un onesto lavoratore di 3 metri, abbastanza scoglionato tra l'altro per questi fastidi dovuti ai demoni che non rispettano l'etichetta del buon vicinato, e quindi giù a motosegare orrendezze fino ai 90 anni, poi gli daranno una medaglia, la solita, lo rinchiuderanno in un ospizio e tanti saluti, avanti il prossimo. È tristezza.
La numero 1, essere il cattivo più fico della serie in vari Crash Bandicoot, significa che purtroppo per te dovrai prendere le sberle evitando al contempo di crepare in troppi videogiochi. È il destino del nostro Cortex, che viene lanciato in una caverna senza uscita e sopravvive, soltanto per essere poi sparato nello spazio senza tuta, in qualche modo sopravvive, solo per poi, in compagnia di Entropy e Uka Uka, essere teletrasportato in Warp, indietro nella preistoria, al centro di un vulcano attivo, e in qualche modo sopravvivere lo stesso. Questo perché l'ultima cosa è che ci finisce là, sotto forma di neonato, e quindi, visto che i neonati, e comunque anche questa è una cosa orrenda, però siamo in un videogioco comico con protagonista un marsupiale onnivoro terricolo di piccole e medie dimensioni appartenente all'ordine dei peramelemorfi parlante, non possono morire squagliati nella lava o mangiati dai dinosauri, parrebbe, beh, Cortex sopravvive di nuovo per avanti la prossima triste fine. E alla più uno special, diventare un polipo amorfo astrale divino in Bloodborne. Dipende certo dal tuo concetto di divinità e l'aspettativa che hai del tuo ruolo, ma certo. Direi che ritrovarsi dopo 100 ore in cui sei stato impegnato come un fottuto kamikaze a farti massacrare ogni 3x2 perché un vecchio rincoglionito ti impiega per ripulire una città da orrori lovecraftiani e lupi mannari, città che comunque finirà lo stesso per essere devastata perché non può essere salvata senza paga, né vitto né alloggio, con l'unica promessa che ti risveglierai da questo incubo, letteralmente, per poi risvegliarti sotto forma di A, un mollusco cefalopode immortale, B, il sostituto del vecchio in sedia a rotelle mezzo rincoglionito per l'eternità, o C, te stesso di nuovo in città con tutto da rifare, riscassarti i coglioni per altre 100 ore. In tutta sincerità mi sembra un po' la scammata del secolo. Mi sento vagamente preso in giro, German. Esporrò le mie rimostranze al sindacato dei cacciatori, vecchio bastardo.